Buongiorno amici di Caffeina, stasera ci sarà la finale del GF VIP 7 e sarà decretato il vincitore che avrà diritto a ben 200.000 euro. I finalisti sono i seguenti: Jaele De Donà, Nicole Incorvaia, Oriana Marzoli, Nikita Pelizzon, Edoardo Tavassi. Questi sono i 5 finalisti a cui si aggiungerà un sesto proprio all'inizio di stasera, tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, che sarà deciso dal pubblico. Insomma, adesso è tutto un fermento nella casa, quindi si dà spazio alle ultime discussioni. Vediamo quella, ad esempio, tra Edoardo Tavassi e Nikita. Tavassi non perde l'occasione per criticare l'amicizia che si è creata tra la Pelizzon e la Fiordelisi. Secondo Edoardo, questa amicizia è puramente falsa e legata al gioco. Nikita risponde ironicamente alle sue parole: talmente legata al gioco che Antonella mi ha mandato un aeroplanino e ha speso i soldi per questo. Tavassi allora dice: se non è per gioco, allora è nata per necessità, perché voi due all'inizio non vi potevate vedere. Secondo Edoardo, Nikita si è avvicinata ad Antonella solo perché era stata isolata dal suo gruppo e si era ritrovata sola. Nikita però conclude dicendo che lei è sempre stata sola e così andrà avanti fino in fondo. E voi? Qual è il personaggio del Grande Fratello che vi ha colpito di più nel bene o nel male e che volete vedere vincitore di questa edizione? Scatenatevi, stasera è la sera. Scrivete tutto qui. Ciao!